'Cause I'm in a sea of beings, and there's no denying the waves are holding me under. I'm drowning in a thousand faces, alien expressions over and over again. I'm trying to scream, but I can't exhale. Seems to spin as I left on this square with no will to hold. È domenica mattina, sono circa le 10, è bastato un tam tam sulla rete per mettere insieme forse 50 persone, 50 appassionati. È bastato dire che qui sulla zona croce a Rione Tamburi, di fronte alla stazione ferroviaria che vedete alle mie spalle, è stato ritrovato un sito archeologico. È stato definito Parco del Belvedere ed è una vera e propria passeggiata archeologica. Quello che si può vedere, perché sono stati fatti degli scavi di archeologia preventiva, quello che si può vedere è tanta roba. Ci sono le solite tombe che costellano Taranto, ma c'è anche una fontana monumentale, quella sulla quale sono io. C'è un sistema acquedottistico, si pensa che questa fosse una zona termale, non soltanto di distribuzione delle acque per l'alimentazione o per l'agricoltura. Ci sono questi 50 appassionati che si sono dati appuntamento qui, pur non conoscendosi, ma proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica, perché sembra che la sovrintendenza non abbia nessuna intenzione di operare un recupero di questa zona. Sembra che la zona, stando a quello che si dice, usiamo sempre il condizionale, sembra che la zona non sia di interesse archeologico, ma a noi questo non risulta, già a giudicare da questa fontana, da questo fonte monumentale. Poi a pochi passi da noi c'è anche un'abside, c'è un muro importantissimo, e proprio non riusciamo a comprendere questa scarsa attenzione su questo importantissimo sito archeologico. Siamo in compagnia di Nello De Gregorio, che sta accompagnando questo numerosissimo gruppo di appassionati al palco Belvedere e sta mostrando le bellezze di questo sito archeologico. Cosa si dovrebbe fare, Nello? Ma intanto io sono particolarmente felice, perché forse ai più sfugge il fatto che è la prima volta che Taranto manifesta per un bene archeologico. È la prima volta dopo 100 anni. Dopo 100 anni di saccheggi, di obliterazioni e di mancata valorizzazione delle nostre risorse, per la prima volta la gente comincia a manifestare. La gente vuole il parco, vuole che questo sito, che rappresenta la storia di Taranto e contiene alcune monumentalità di un certo pregio, sia salvaguardato e sia il sito simbolo della rinascita della nostra città. Ci siamo resi conto che praticamente tutto il Novecento è stato il secolo del sacco di Taranto. Adesso è arrivata finalmente questa consapevolezza. Sì, ovviamente mi auguro che questo sia il secolo della valorizzazione, il vero secolo che fa ricollocare Taranto al centro delle perle del bel paese. I've lost myself to thank you.
us by the way.